Oggi siamo con la terza nuova serie della New Era. Oggi siamo sui giochi classici, però storici anche, perché Pokémon Rosso Fuoco si gioca anche oggi, ditelo veramente, si gioca anche oggi. E oggi andremo a iniziare questa, diciamo, serie dove andremo a fare questa, come dice, questa avventura molto lunga, però che poi faremo anche con altri giochi. Comunque, in ogni caso, qui sta ripartendo tutto e quindi non viene a saltare. Ok, prima di iniziare con la prima spiegazione, come dicevo, questo lo so già perché l'ho fatto già 3000 volte. Dice di rimpicciolimento. Wow, cos'è sta roba? Con Nesso, wow. Il Nesso, mamma mia, quanti. Nesso è stata una console storica. Cosa si rifare? No, niente. Cioè, poi un PC che si accende così velocemente non l'ho mai visto. Quindi. Parliamo con nostra mamma. Bene, poi cercando. Ok, boss. Io cerco di correre, però mi scordo che non posso correre. Sono di Biancavilla come Ash. Ah, sta qua sotto. Poi è piccolo così l'edificio, c'è tutta sta roba. Ah, qui si deve scegliere Pokémon. Beh, ora parlo con il mio rivale. Ciao Fabix, il nonno no, ancora non c'è, ok. Quindi dove starà? Non mi ricordo la storia perché non la faccio da tantissimo tempo, quindi. Comunque. Ehi, aspetta, non andare. Ok, perché? Cioè che poi io vorrei capire una cosa, l'intelligenza di questi. Il rivale, ah, mi ricordi come si chiama? Lui, cioè, è il suo nipote, come fanno a non capire qual è il suo nome? Boh. Vabbè, in ogni caso, la Pokémon deve un attimo riflettere su sta cosa. Cioè, ha riflettuto comunque, però comunque non l'ha migliorata sta cosa. I Pokémon che giocavi, in ogni caso. Lì, fra fronte, c'è la cosa, mi sembra che in un momento ci sono tre Pokémon che diventano le cose, quando la giovane è un allenatore, come da in gamba, ora che sono vecchio me ne sono una sorda, ma posso vincere uno. Okay. Ehi, nonno, e io? Un attimo di pazienza, mi rifarà. Poi ce n'è uno anche per te. Bene, vai. Ok. Mentre tre Pokéball ci sono dei Pokémon, mi sto sviluppando solo io, sto leggendo troppo velocemente. Poi vuoi prendere. E via. Questo è un Bulbasaur, è un Pokémon facile da allevare. Bene, Fabix, hai scelto il Pokémon di tipo erba, Bulbasaur. No, perché? No, scusa, no, tutta la vita no. Charmander! Sì, ragazzi, mi prendo Charmander. Il mio Pokémon preferito del rosso fuoco, cioè all'inizio ci sta Charizard, io no. E finisce. Non ci voglio dare un supernova. Vedo Squirtle. Una notte non tanto alla pari, però. Comunque non abbiamo già le mostre, spero, di acqua e fuoco. Aspetta, poi non si può coraggio, ti sfido. Ok. Questa cosa si fa in tutti i modi, non è che. Charmander. Ehi, quanta fretta, vai, sono proprio la nostra, vero? Beh, allora devo farti un'introduzione. Prima la nostra gola, non gli andiamo a fare una cosa che non mi frega la gola.
Ok, ora lo fare, sì, non ci sono ancora le mosse blocco di fuoco e di acqua. L'obiettivo principale del nuoto è infliggere danni all'avversario. E poi l'avversario usa colpo coda, ecco. Mamma mia! Spirtone! È andato giù! E non ritorna più! E lo so, ciao Render! E poi non c'è niente, se non c'è niente, 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 non forse più poco mi sfida gli allenatori, ok. Ok, ho il mio Pokémon per rinforzarlo, Falz. No, no, ci vediamo dopo. Perché dopo? Mica ci rivediamo tra 10 minuti. Aspetta, fammi parlare un attimo col professore. Falz, adesso si ritrova così in realtà. Poi dice, ho trovato queste cose qui, qua, sono le pagine sono tutte bianche. Grazie al cazzo. Cioè, stanno già là, ho trovato da poco, ma scusa, non ce le potevi da prima, ma se vanno a portare a ora. Guarda qui, ho copiato una frase scritta sul cartello di consiglio di tutti. Sì, utili, premi start per avere meno. Wow! Non lo sapevo. Il menu di Pokémon Rosso Fuoco è storico, ecco storico. Ok, andiamo avanti. Prima lotta tra Erba e Erba Selvetta. Infiggi. Oggi no, lottiamo prima. Lottiamo prima. Azione. Mi fa 3 di danno. Poi PG selvatico va, prende un suo graffio e Charmander vince. Ci 3 punti esp. Stiamo al livello 7. Ecco qua. Un altro Pokémoniccio. Un altro PG a livello 2 per ora. Ora meno danno forse. Ci faremo noi più danno. No, ho fatto più danno di prima. No, quello è un colpo. Come si dice? Ha fatto più danno inflitto perché c'è stato un colpo migliore, ecco. Che si prende a culo, ecco. Ti ho detto tutta fortuna. E ho preso Bracere, ragazzi. Bracere è entrato nelle nostre mosse del nostro Charmander. Cioè, qui c'è un buco. Andiamo in questo buco. Andiamo in questa via. Ci sarà una Pokéball. Infatti, trova pozione. Pozione, pozione. Ora vediamo un po' dopo l'inizio. Ho preso tutto. Percorso 22, ok. Ok, di qua mi sembra che c'è tipo la Lega Pokémon, una cosa del genere. Forse sì, forse no. Ah, di qua non si va da nessuna parte, quindi. E ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo preso Charmander, abbiamo diciamo fatto qualche lotta, l'abbiamo portato a livello 8. Abbiamo anche lottato contro il nostro rivale Mitra con Squirtle, abbiamo vinto. Poi siamo andati a Smeraldopoli, ma niente da fare, devo vedere come continua. Ci vediamo nel prossimo episodio insieme. E vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace a questo video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!